Finalmente! Poppy Playtime, capitolo 3. Deep Sleep. Non c'è tempo da perdere, ragazzi. Ah, questo qua, questo è il più inquietante di tutti, ragazzi. Secondo me è uno di loro, cattivo, ed è lui, ed è Catnap. Aiutaci ad andare a dormire! Ne abbiamo bisogno, aiutaci, dormire, dormire! E lui soffia, madonna, da partiamo male. Gli ha soffiato una specie di gas esilarante per farli dormire. E li ha ammazzati tutti. Catnap è stato ritirato dalla vendita e rimosso dallo spot perché a quanto pare causava degli orribili incubi a tutti i bambini che avevano a che fare con lui, che se lo portavano vicino per dormirci. Quindi sicuramente era quello maledetto della linea di giocattoli dei Smiling Critters. Ora non sappiamo bene se gli altri fossero buoni o meno. Però io credo a questo punto che il mostro di questo capitolo... Guardate qua. Qua sta... Che co... Quello era Catnap, eh? Quello era Catnap. Vuol dire che lo vedremo ed era grosso, ragazzi. E questi siamo noi. Oh, Dio mio, sì. Finalmente. Oh, fatemi controllare se voi vedete bene. Mi sembra che abbiate la visuale perfetta. Mamma mia, come parte bene. È inquietantissimo, ragazzi. Oh, hashtag tutti insieme nei commenti. Che ci diamo forza e ci facciamo sentire. Ma siamo tipo in un inceneritore, ragazzi. Di brutto. Cioè, qui stanno schiacciando i giocattoli, vedete? Perché sicuramente devono distruggere i catnap fallati, no? Che praticamente hanno detto che non li vogliono. E noi dobbiamo trovare qualcosa a cui appenderci. Madonna, è buio. La scala! La scala potrebbe essere... potrebbe essere ottima. Vediamo se mi ricordo bene come si fa, eh. Ragazzi, vi chiederei anche, se potete essere così gentili, un bel pollice in su per sapere se vogliamo continuare. Ma ovviamente lo finiremo, non c'è dubbio. Però fa piacere avere un po' di sostegno anche nel continuare la serie di Poppy Playtime capitolo 3, perché credo che durerà un po'. Non è breve. Allora, qui siamo, secondo me, proprio nella zona di, praticamente, di demolizione, dove eliminavano i giocattoli andati a male o ormai comunque i giocattoli che non servivano più. E nello specifico i catnap, visto che si era diffusa questa notizia che causassero degli orribili incubi ai bambini che li compravano. Quindi nessuno li voleva più e loro hanno dovuto eliminarli per non fare figure, insomma, per preservare la reputazione del marchio, no? Della Poppy Playtime Corporation. Qui dobbiamo riuscire a capire dove bisogna andare, perché è un po' buio. Voi vedete sicuramente molto meglio di me. Però io me lo tengo, diciamo, vanilla. Non voglio aumentare la mia luminosità perché non voglio neanche facilitarmi, no? Se magari potrebbe sicuramente darmi un vantaggio vedere bene bene bene. Però voi vedete bene, quindi sicuramente riuscirete a vedere meglio di me. Pla! Ok, credo che siamo andati avanti, eh? Sì, 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 stiamo andando bene. Adesso, con attenzione, cerchiamo di capire dove diavolo ci hanno buttato. Questi sono pezzi di un giocattolo. E questo per terra mi sembra un liquido rosso di cui conosciamo benissimo la provenienza, il sangue. Palesemente. Questo è un altro giocattolo? Mi sembra quasi Bunzo Bunny. Sì, mi sembra proprio Bunzo Bunny. Ah, chiunque l'ha ridotto in quello stato deve essere un giocattolo molto arrabbiato. Magari un giocattolo a cui hanno cercato di togliere la vita. Anche questo mi sembra un Bunzo Bunny distrutto. Ragazzi, è terribile, eh? Madonna mia. Madonna mia. Con questo capitolo si sono messi proprio nessun filtro, eh? Mi piace, va bene. Qui non credo ci sia nulla. Non voglio farmi sfuggire dettagli, ragazzi. Lo sapete che Poppy Playtime praticamente è uno dei miei giochi horror. Forse il mio gioco horror preferito degli ultimi tempi. Quindi ci sono molto legato e non voglio lasciare indietro niente. Credo che abbiamo visto tutto qui. Quindi proseguirei sulle scale. Non so se c'è qualcosa che dobbiamo prendere. Forse no. Credo che intendesse la porta. E adesso c'è un'altra porta con cui dobbiamo interagire di nuovo. Un po' paura perché voi sapete che un jumpscarino, e loro di solito lo fanno, e loro lo fanno. Allora qui, se ci cadiamo, moriamo, sicuro. Quindi praticamente noi dobbiamo arrivare sull'altra piattaforma. Ok, ok, è tutto chiaro. È tutto chiaro. Ho paura di fare un fail qui, però dai, dai, ce la si fa, ce la si fa. Hop, hop. E poi, hopla. Top quality performance parkour master. Ok, adesso vai, vai, vai. Uiscio, porca miseria. All'ultimo. Dannato me. Lo so, adesso vedi.
Mi fa, sono andato in paradiso, sono andato. Dai, riproviamo. Ah, bene, però siamo arrivati a metà, No, non è vero. Non siamo arrivati a metà, però con un trick e ballack adesso ce la facciamo. No problema. No problema, bisogna avere il coraggio. Eppala! Bravo io, tutto quanto bravo. E adesso? Perché devo essere qui in questo schifo de fogna? Ok, mi tiro questa. Questo lo vedo male. Questo lo vedo male, ci vuole coordinazione per uscire da sto cencio di distruzione, ok? Perfetto. Va bene. Qua devo infilarmi dentro il condotto. Ok. C'è una via di là, ma non credo di poterci arrivare. Quindi piano piano ce ne scendiamo qua sotto. Altri giocattoli distrutti. No, ma ragazzi, questo è 100% Banzo Banzi. Banzo Bunny. Bunzo Bunny. Cosa ci fai lì? Sono un po' pazzo perché sono nervoso. Perché so che tra poco ci aspetta un jumpscherone. Ma lo fanno loro, tendono a farlo. Vabbè, è proprio necessario. Io qui non vedo strade, però è abbastanza buio. Ok. Un salottino. Ma guarda che sto posto è strano un bel po', Cioè, chi è che si annidava a farsi pure il salotto in questa fabbrica palesemente distrutta e abbandonata? Questo era un divano con il cuscino di Huggy Wuggy, bellissimo. Anche qui sangue, quindi è successo qualcosa. Un registratore, forse ci sono delle cassette. Qui praticamente, ecco sì, c'è una cassetta. Probabilmente qui erano andati avanti e avevano sviluppato una linea anche di mobili di Huggy Wuggy. Qua si parla un Mr. Harper. Io intanto do un'occhiata in giro per vedere se c'è dell'altro, ragazzi. E raccontano tipo di un asilo, probabilmente un'intervista a una di un asilo, che racconta la situazione quando Catnap ha ipnotizzato, ha fatto questa cosa, no? Che praticamente soffiava dalla bocca questo gas e i bambini poi avevano degli incubi. E infatti dice, è bruttissimo, Dice il sangue stava ribollendo sotto la pelle. Cioè, questo era il racconto di un bambino che aveva l'incubo, no? E diceva, mi sentivo così, ma in realtà non era vero. Però era un incubo orribile, dovuto ai gas di questo catnap. E questa signora Harper era la maestra dell'asilo. Qua ci servono queste batterie e le dobbiamo mettere qua, ragazzi. E ce n'è anche un'altra. E ovviamente i bambini sapevano descrivere ben poco quello che avevano visto negli incubi, no? Però era ben chiaro che fosse una cosa orribile. Che aveva il cuore che batteva veloce, insomma, che si era spaventata di brutto questa povera bimba. Chissà perché Catnap faceva una cosa del genere. Neanche Huggy Wuggy in fondo è sempre stato, cioè è mai stato malvagio. Oddio, cattivello sì. Ecco l'altra batteria, ma malvagio non mi risulta che lo sia mai stato, insomma. Stanno continuando, insomma, a spiegare tutta la situazione. Questa professoressa, questa maestra di asilo, poverina, è stata chiamata perché la bambina comunque è stata molto male in seguito a questo incubo così pauroso, È addirittura proprio una situazione drammatica, Allora, qui noi abbiamo fatto, quindi in teoria io ora dovrei poter aprire anche questa porta. Perciò andrei avanti. Forse era la mamma, poteva essere anche la mamma, non una maestra, Mi sa che era la mamma perché diceva, riportatemi la mia bambina. Porca miseria, forse la Poppy Playtime Corporation aveva chiesto alla bambina per poter studiare quello che era successo. Io procedo nel buio, io paura non ne ho. Cosa è questo telefono che suona? Chi è? Non voglio andare io. Qua c'è un pulsante, cosa succede se lo premo? Ah, mi elettrifica la mano. Beh, questo è interessante. Andiamo a vedere. Qui sento... Ah, qui c'è un altro strumbolo. Credo di dover trasferire l'elettricità. Un attimo, non ce l'ho appresso il telefono. Devo trovarlo, datemi un secondo. Allora, uno così. Corro. E poi... Ale, eccomi, arrivo. Rispondo. Dove? Ecco, qui. Eccomi qua, Pronto? Sì? Puoi sentirmi? Ti sento forte e chiaro. Chi sei? Sembri un bambino. Non voglio che tu muoia, quindi ti aiuterò. Buono, dimmi. Allora, il tubo sul muro. Boom. Ah, la batteria che mi serviva, grazie. Abbiamo un amico bambino. Un bambino che ci vuole aiutare. Forse uno di quelli che avevano gli incubi.
Magari anche lui vuole che Catnap venga fermato. Sì, ma io voglio vedere il mio preferito. Dov'è Aghiwaghino? Porca miseria. Dice che qui è dove Catnap ci ha trovato. E dice forse sei arrabbiato con Poppy perché non ti ha fatto scappare, ma lei ha bisogno di te. Noi abbiamo bisogno di te. Tu sei la nostra missione. Insieme possiamo salvare un sacco di persone, incluso te. Playcare è davanti a te ed è casa di Catnap, uno degli Smiling Critters. Sì, questo l'abbiamo capito. Erano 8. E gli altri in teoria sono ancora in produzione, eh? Ah no, no, lui li ha distrutti tutti, ora c'è solo lui. E Playcare, la sua chiesa, il suo covo sottoterra. Porca miseria, inquietante, eh? Ti conviene sbrigarti e ci sentiremo presto. Il mio nome è Holly. Holly, piacere di conoscerti, Holly, è un piacere. Piacere di averti conosciuto, ok. Allora, qui è successo un disastro ed è possibile che sia dove noi nel capitolo precedente stavamo scappando col treno, se vi ricordate. Qui Catnap ci ha preso e ci ha buttato dentro questa specie di macchina per distruggere i giocattoli, da cui noi siamo scappati all'inizio. E qui è tutto completamente distrutto, ragazzi. Cioè, ha distrutto tutto il condotto. Questa era la via di fuga del capitolo 2, se vi ricordate bene. Questo gioco è molto bello. E il capitolo è, sembra fatto molto molto bene anche. Mi piace. Io ho l'impressione che alla fine scopriremo in questo capitolo, non so se sarà l'ultimo, ma scopriremo un po' il segreto che lega un po' tutti i giocattoli della Playtime. Quindi anche Aghiwaghi, Kissy Missy, Mummy Long Legs. Perché finora noi li abbiamo visti, ma non comprendiamo bene perché esistono. Cioè, inizialmente erano giocattoli, ma che cosa è successo poi? Questa cosa è molto strana, se vedete, i giocattoli sembrerebbe che abbiano il sangue. Questa è un po' una teoria anche che io ho fatto già dall'inizio, dal primo capitolo, che fossero vivi e organici. E in questo caso sembra proprio che è stato schiantato a terra e ha perso sangue. Qui, questo è un collegamento da fare, ok. Ah, ma che... Porca miseria, è difficilissimo. Questo è un enigma come si deve, eh? Va bene, va bene, va bene. Ora ce lo ricordiamo, abbiamo capito. Abbiamo aperto qualcosa, però? A me non pare, perché questo mi sembra lo stesso percorso dove eravamo prima. Quindi non abbiamo risolto niente, praticamente. Qui non c'è nulla. Qui nemmeno. In questo condotto torniamo all'altra stanza. E da questa stanza possiamo anche riuscire di nuovo. Ci sono delle cose, sembra anche una salitina. Ok, quindi quello non serviva a nulla. Abbiamo soltanto capito come si sblocca quel tipo di enigma. Questo è un coniglietto. Kicking chicken. No, non voglio giocare fuori con te, Chicky Kicking. Credo tu sia uno dei Smiling Critters, forse, non lo so. Bellino anche qui, eh. Tutto distrutto, sì sì. Pieno di corpi di giocattoli che sembrano aver visto giorni migliori. Questa è una specie di leva di apertura di qualcosa. Secondo me apre questa specie di funivia. Sì. E credo che noi dobbiamo scendere nelle profondità dove ci ha detto Holly, la nostra amica, che Catnap praticamente ha il suo covo. Quindi e ha detto addirittura che ha la sua chiesa. Quindi ha una specie di culto, questo Catnap. Magari tra tutti i giocattoli alla fine uno aveva una capacità mentale più alta degli altri e ha preso il controllo. Perché alla fine Aghiwaghi è un po' un mostro, no? Ma questo Catnap sembra più smart. C'è una specie di pubblicità, non lo so. Una specie di audio di qualcuno che parla. Secondo me questo era messo qui per intrattenere le persone, perché credo che originariamente questo fosse una specie di tour della fabbrica, no? Non c'era sicuramente la chiesa di Catnap originariamente qui. Sembra tutto distrutto a me, eh? Madonna mia. E quella credo sia la chiesa, eh? Guardate, è una cupola enorme. Ma sembra stiamo tipo viaggiando. Questa cosa che sta parlando, questa voce, sembra un po' un pastore, un prete che fa un po' il sermone, no? Ti racconta che la bontà è buona, sorridere è bello. Essere grati, no? E non c'è niente di più bello del sorriso di un bambino. Catnap ha un sorrisone, eh? Non lo so, ragazzi, bisognerà ancora andare avanti per capire bene un po' tutto.
Dice solo: la speranza e i sogni sono il mondo per creare un mondo migliore, dove i bambini non hanno paura e dove si sentono protetti. Non mi pare che Catnap li protegga, eh. È un mostro. Vabbè, stiamo entrando dentro la cupola, ragazzi, eh. Questo è quello che conta. Questi bambini meritano una casa sicura. Immagino che Catnap gliela voglia dare. Magari alla fine li porta al sicuro, non lo so. Magari li rapisce per tenerli con sé, per trattarli bene. Guarda che figata qua. Playcare è il posto sicuro. Ecco, infatti, l'orfanotrofio. Beh, magari originariamente era un orfanotrofio, ma è anche una scuola, un posto dove giocare, un posto da chiamare casa. Un ecosistema intero nostro, della Playtime Corporation, sottoterra, dedicato a far sorridere i bambini. Ma magari originariamente era una cosa bella. Sicuramente al momento è abbandonato, eh. Anche perché, guardate, è tutto fatiscente, distrutto, mezzo esploso. Anche sotto, cioè si vede che mancano pure le luci, cioè... Sì, sì, abbiamo capito, sorridere è molto bello. Adesso per favore fammi scendere, mi sono rotto le scatole de sto Melia, grazie. Scusami, però, fino a un certo punto. Suona il telefono. Dov'è? Aspettate che devo rintracciare. Olli! Ah, adesso rispondo, l'ho preso, ce l'ho con me. Bel posto? I bambini vivevano qui. Ma ora guardalo. Vedi la statua nel mezzo del posto? Sono gli Smiling Critters. Ok, mi dice di andarci sotto. E c'è una stanza che dà potere a tutta la Playcare. E ci puoi dare una chiave per entrarci, ok? Questo è un pezzo di Agiwagi, ragazzi. Mi sa che anche a lui è toccato un po' lo stesso destino. Questa è la faccia. La testa di Agiwagi. Come ti hanno ridotto, mio preferito. Ah, ti salverò prima o poi. Cioè, in realtà sei un mostro, però insomma, sei più figo. Ah, questa qui, bellissima mommy. Un altro Agi, il bruco, non mi ricordo, io lo chiamavo Bruco Pruco. Bruco Pruco. Questo pure me lo ricordo, gli hanno scassato anche la testa. Lei ci ha detto di andare, Holly, ci ha detto di andare al centro, di infilarci in delle scale. Bubba bubbafante. Avevano avuto una bella fantasia però, Chicken chicken. Queste sono le scale, credo, Diamoci un'occhiata in giro però prima. Cioè, sicuramente in questi posti ci manderà, Ci farà andare a forza, credo. Quindi è probabile che adesso troveremo tutto chiuso. Però, infatti, è tutto chiuso, ok. Allora, aspetteremo che sia lui a dirci di andare a visitare tutte queste altre stanze. E nel frattempo ci imbuchiamo nelle scale qua sotto, dove dovrebbe esserci una zona di controllo, credo. Olli! Non... sono stupido io? Chicken chicken! Vorrei entrare, sì. 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 Devo rispondere al citofono. Vorrei entrare. Non posso. Non si può entrare qua. Sono le chiavi nascoste sotto un vasetto, per caso? Bubbi bubbifante. C'è un cavo, magari mi serve a qualcosa, ma non credo. Dog day. Piggy, picky piggy. Ah. Sarà questa la porta giusta? Ce n'erano due. Accesso restritto, restretto. Io posso andare dappertutto. Cos'è questo macchinario? Tipo un generatore per dare potenza a tutto questo Playcare? Sono un sacco di macchinari qua sotto, Questa è un po' la stanza di manutenzione. E credo che sia saltato un po' tutto, perché al momento non funziona più niente. Sono molti cavi però. Cerchiamo di capire... Probabilmente dobbiamo riattivare questo mega schermo. Qua dentro c'è una chiave, ma probabilmente potrebbe venire giù qualcos'altro, perché mi sembra un tubo. Hai preso la chiave. Ora sicuramente ti stai chiedendo cosa sei, a cosa serve. Esci e dovresti trovare una porta a sinistra della cable car, quindi della funivia. Ok, ok. Non so se qui c'è dell'altro, però sinceramente non credo, e penso che dobbiamo proprio seguire la strada che ci ha detto lei. Quindi dobbiamo tornare alla cable car e andare a sinistra. Mi sa che era questa la porta. C'era una bella luce rossa effettivamente, Sono proprio un frignone io, non trovo mai nulla. E poi Olli, dimmi di più. Che cosa è successo? Cosa è stato? Perché questo caricamento improvviso spauribile? Ancora nessun jumpscare comunque, Ma non dico che lo voglio,
Per carità, va bene anche senza, però magari un incontrino con Catnap potrebbe anche starci, eh? Pronto? Benvenuto nella zona di produzione di gas, il cuore della cattiva Playcare. Oh, porca miseria, è cattiva ora? Se vedi il gas è fatto qui. Se è il gas rosso, è quello che Catnap soffia per fare gli incubi. Devi fare in modo che il fumo rosso vada a destra, a sinistra. Così possiamo liberarcene. Che miseria. La macchina dovrebbe avere dei modi per bypassarla. Penso che ce la puoi fare. Ti chiamerò una volta che hai fatto. Beh, ho capito, però non mi stai aiutando così, eh. Allora, il fumo rosso, credo sia quello. Credo che noi dobbiamo spostarlo, praticamente mandarlo negli altri... negli altri contenitori, forse. Qua dice che non c'ha energia, quindi sicuramente dobbiamo riattivare un po' tutta la macchina. E io credo che quindi questo gas, se è prodotto qui, qualcuno l'ha fatto apposta. Cioè non è successo per caso che quindi Catnap ha iniziato a produrlo per un errore, ma qualcuno gliel'ha proprio caricato dentro, quindi. Quindi c'è qualcuno cattivo proprio all'interno di tutta questa struttura Playtime. Beh, l'avevamo già intuito, ma non è Poppy. Di questo sono abbastanza sicuro. Credo che ci serva qualcosa qui dentro. Però non capisco bene come infilarmici. Anche qui mi sembra tutto chiuso e c'è uno strano ronzio nell'aria, non so se lo sentite. E non è per niente confortevole. No, fa venire proprio lo cagarellolo. Lo cagarellolo supremo, quindi piace non piace, piace non piace. Qui? Ok, qui potrebbe esserci qualcosa. Questo è lui, eh? Catnap. Sento respirare. Sì. Madonna, il peggiore di tutti, eh. Questa leva? Non mi pare di poterci interagire. Qui c'è una batteria, però. Ok, una ce l'abbiamo. Direi di riportarla subito indietro. Ci servono un paio di batterie. Ho visto almeno due posti dove ficcarcele. Non so se questa è una batteria. No, questa è diversa. Ok, quindi questa la dobbiamo mettere qua. Va bene, va bene, va bene. Non so perché, ma vi dico... ho un presentimento brutto. Secondo me sta per succedere qualcosa. Cos'è questo? Premi 2 per cambiare mano? Cos'è questa mano cibernetica? Questa deve servire a qualcosa, eh? Questa è sicuramente utile. Però perché? A che cosa serve questa mano? E possiamo cambiarla al bisogno. Magari serve per hackerare! Sì, ok, però non così. Probabilmente c'è un posto dove è proprio qualcosa da toccare per hackerare. Penso sia questo. Ok. Ci serve un'altra batteria più grossa adesso. Un bel batterione grande grande. Qua dentro mi pare che non ci sia nulla. Questa strana struttura sembra una trivella. E questo sembra un ingresso di un bunker. Quasi come quello che abbiamo visto all'inizio, dove Catnap ci ha trascinato dentro. Queste porte purtroppo non si possono aprire. E mi ricordano le tane dei piccoli aghiwaghi, se vi ricordate, eh? Potrebbero essere proprio quelle. Ma quando uno è piscione, eh? Sta mano viola qua per terra, dimmi te se non la dovevo vedere già io. Cioè, banana, mi chiamavano banana e facevano bene. Comunque è bella la mano viola, ti fa saltare. C'era anche una cassetta per spiegarlo, ma io sono piscione e non ho guardata. Comunque ho visto, se ci ripasso, ma sicuramente capiterà, ve lo farò vedere, che ci sono anche dei corpi umani per terra, eh. Ed è la prima volta che se ne vedono. Cioè, a parte nei trailer. Nei trailer ne abbiamo visti, ma nel gioco, nei capitoli precedenti, non era mai successo che ci fossero dei corpi umani per terra. Quindi probabilmente il nostro Catnap è particolarmente aggressivo, insomma. Ma noi paura di lui? Non ne abbiamo. Cioè al momento non ne abbiamo perché non ha fatto niente. Poi magari tra un po' può essere pure che un po' di caghella ce la farà venire, eh. Non lo metto in dubbio, ma al momento siamo tranquilli. Fatemi capire, dunque. Andrei di qua. Sì, ok, stiamo facendo una specie di percorso. E curiosamente qui per terra c'è un lago di quella roba rossa. Quindi mi viene il sospetto che questa roba rossa sia, oltre che gas, anche una specie di liquido che magari loro estraggono. Qui secondo me dobbiamo stare un po' attenti per... eh no, bro. Oddio, ma per pochissimo. È difficile, eh.
È molto difficile. Qui pure è difficile. Perché non ci sono mani che posso usare per salire sopra sta piattaforma. Come cavolo faccio? Ah, si può scendere. Si può tirare anche giù. Perfetto. Perfetto. Ok. Se saltiamo possiamo arrivare là sopra magari, però... E anche perché chiaramente non ci possiamo sospingere da nessuna parte ora. Quindi dovrei saltare così. Mamma mia, c'è un paura. E poi spostarla magari, potrebbe essere un'idea. Oddio, non lo so. Non lo so, saltare dritti così secondo me non ce la facciamo. Però non credo neanche che abbiamo molte altre speranze, perché questo più di così non può andare. Potremmo però sfruttare la potenza saltereccia di questo affare per arrivare fino a là. Proviamo. Porca miseria, sto iniziando a ingranare io, eh. Adesso però... Così, ok. E in teoria... Pop, pop, pom! Ottimo, stiamo andando bene, come dei draghi. Anche qui ci sono degli aghi-waghi per terra morti. Anche questo è un segno, insomma, di qualcuno che sta facendo schifezze qua. E io penso sia Catnap, naturalmente, perché è un po' il malvagio della situazione. E qui c'è di nuovo questo strumbolo matto che... Questo non lo so fare io, eh. Allora, bisognava girarlo così, ok. Poi bisogna agganciarci. Mettiamo la mano giusta. Bisogna agganciarci a una fonte di potere. Che però è là dietro, quindi ok. Allora, questo è un enigma un poco più infamino, eh. Era un bello strumbolo qui, ragazzi. Però, avete visto che chi persiste, infine piste. Ma ho aperto qualcosa. Vedi, ma non ho aperto. Ma che sei richiuso? Ma non me lo dici, cioè ci rimarrei veramente male, se fosse andata in questa maniera qua. Vabbè, allora lo rifacciamo. Mi sa che dobbiamo essere veloci. Quindi facciamolo di nuovo così. Siamo bravi. Allora, uno. Poi. Prontone. Vai. Ok, vai, 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 vai. Zio, zio, devi mettere la mano. Vai. Ma sei già chiuso. Ma che mi stai prendendo? Ma si apre davvero questa cosa? Ma perché a me inizia a venire il dubbio che in realtà mi sto inventando tutto, eh. Riproviamo un attimo. Allora, così. Si apre. Ma mi sa che mi sono inventato ogni cosa. Non si è aperto un bel niente qua. Ma non è vero, ma sono scemo. Ma guarda che si è aperto di là in realtà. Ma che piscione. È lì il posto. Ok, allora se è lì il posto, allora noi non dobbiamo fare altro che girare così. E poi una bella manata. Giusto? Ma a me non mi pare nemmeno. A me non mi pare nemmeno. E allora magari io devo fare un'altra cosa. Devo fare che entrambe queste cose si colleghino entrambe allo stesso punto. Quindi questa qui va spertuotata così. E poi così. Aha! Cosa ho fatto? Credo di aver ho fatto qualcosa di brutto, ragazzi. Qua ho fatto un bel po', eh. Forse ho acceso qui. Ho acceso qui tutte queste cose qui. C'è un cavo anche, quindi suppongo che il cavo vada a collegarsi con quello che ho acceso. Penso. Boh, sinceramente, guarda, la vedo grigia, perché non è che mi sembra di aver risolto qualcosa in realtà là dentro. Però, anche perché non mi ricordo che cosa era aperto e che cosa era chiuso prima. Quindi per me in realtà tutta questa zona è rimasta uguale. Abbiamo un problema, ragazzi. Magari il bottone, può essere, no? No? L'ascensore nemmeno, è spento, che bello è che è spento. Di là è spento tutto, qua. Oddio, qualcosa si è mosso, Magari servono altri cavi, però. Però qualcosina, effettivamente, qua si sta accendendo, Online! Ah, vedi, vedi, ho spostato la puzza. È quello che dovevamo fare, mi ricordo che il tipo aveva detto... Cos'è successo? Cos'è successo? Cos'è successo? Ho fatto saltare la luce. Olli? 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 Ecco esattamente. Pronto? Ho fatto bene però. Se mi chiama vuol dire che ho fatto bene. O male. No! Someone
Oh no, qualcuno ha interrotto l'elettricità. Ti ho mandato un'altra chiave. È sotto la statua. Usala per andare a Home Sweet Home. E una volta che sei dentro, trova il generatore di backup. Buona fortuna. Ma vaffan bagno te e tutta la tua famiglia, Holly. Sotto la statua. Sarà tipo nella stanza di prima, no? Nella stanza dove eravamo prima. E nella statua grande, quella che era al centro, suppongo. Quindi mi devo rifare tutto il viaggio all'indietro. Vabbè, ma in realtà è breve perché siamo arrivati già, mi sa, eh. Stava dietro l'angolo la postazione di prima. Quindi così. Così è più buio di prima, è una mia impressione. È più buio di prima, perché prima qualche luce accesa c'era. Ecco, la statua è questa. E dovrebbe essere la cosa di Home Sweet Home, la chiave di Home Sweet Home. E credo che lei intenda che la chiave è qua. Oh, lì non c'è nulla. Però mandale in fretta. Cioè, non me le fai e poi me le mandi dopo, mannaggia. Ah, vedi, qua mi dice anche le varie cose, se sono accese o spente. Mi sto un po' cagando addosso perché questa mancanza di elettricità non è bellissima. Però non mi preoccupo troppo. Sì, adesso dobbiamo andare a Home Sweet Home. E Home Sweet Home vuol dire casa dolce casa, quindi un posto amorevole. Però mi fermerei, perché voglio godermela questa avventura. Non voglio correre e farla tutta in una volta. Quindi ci vediamo domani con un altro episodio. Mi raccomando, non mancate, Lo finiremo tutto, però dovete essere fedeli. Per oggi vi mando un abbraccione. Lion out.